Questo esercizio numero 5 sul moto parabolico è piuttosto articolato. C'è una palestra lunga L e alta H. Vediamo subito i valori numerici. È lunga 20 metri e alta 8 metri. Ci appoggiamo alla parete di sinistra, lanciamo una pallina verso la parete opposta. G è il punto di partenza della pallina con una velocità iniziale V0 di 18 metri al secondo e un angolo iniziale di 60 gradi. L'altezza di lancio della pallina è da 2 metri. Quindi, a seconda delle dimensioni della palestra, quindi lunghezza e altezza, e dei parametri iniziali del lancio, cioè l'altezza 2 metri, V0 velocità iniziale e l'angolo, possono verificarsi tre situazioni: la pallina urta contro il soffitto, oppure la pallina urta contro la parete di destra, oppure la pallina ricade a terra, quindi urta sul pavimento. Bisogna capire con questi dati numerici quale situazione tra queste tre si verifica. E calcolare precisamente il punto d'impatto, quindi se si verifica la prima situazione, dove si trova precisamente il punto A, oppure il punto B nel secondo caso, il punto C nel terzo caso. Poi bisogna infine modificare i dati del problema, sono 5 i dati, almeno uno bisogna modificarlo, per far realizzare le altre due situazioni. Provate a risolvere da soli questo problema, fermate qua il video, poi guarderete lo svolgimento soltanto dopo. Vediamo quindi lo svolgimento di questo esercizio e vedremo che la situazione che si realizzerà sarà la situazione A, cioè la numero 1, la pallina urta il soffitto e calcoleremo precisamente dove. Per dimostrarlo, ci chiederemo a quando, in quale momento, in quale posizione la pallina raggiunge gli 8 metri d'altezza, che è l'altezza della palestra. Questa sarà la situazione che si verifica con la pallina che urta in questo punto. Prima però di porre la y uguale a 8 metri d'altezza, facciamo la solita cosa che si fa all'inizio, cioè scomponiamo la velocità iniziale V0 da 18 metri al secondo e 60 gradi di inclinazione nelle sue due componenti iniziali, cioè la componente orizzontale V0x e la componente verticale V0y. Sappiamo che V0x è il cateto adiacente all'angolo alfa, quindi si calcola con il coseno. V0 coseno di alfa 18 metri al secondo, coseno 60 gradi 9 metri al secondo. V0y invece è la componente opposta all'angolo, perché questa componente qua si calcola con il seno e fa 15,6 metri al secondo circa. A questo punto poniamo l'altezza uguale a 8 metri per andare alla ricerca del punto A. Scriviamo quindi le solite quattro formule del moto parabolico, 2 per la x, 2 per la y, 2 per la posizione, 2 per la velocità. E ci mettiamo come al solito la lettera del punto in cui andiamo ad applicarle, che per noi è il punto A. Ricordiamo anche che le lettere vengono sempre messe nelle prime quattro simboli perché sono appunto le coordinate x, y del punto A e le velocità lungo x e lungo y che ha la pallina quando urta sul soffitto, cioè nel punto A. E poi bisogna mettere la lettera A all'altra coordinata che è il tempo. Noi vogliamo sapere precisamente dove urta la pallina, quindi ci serve XA. XA sarebbe quanta strada ha fatto la pallina in orizzontale nel momento in cui urta. Quindi la nostra incognita si trova nella prima equazione, ma non conosciamo il tempo che ci mette la pallina ad arrivare fino al soffitto, il tempo di A. Il tempo di A ce lo ricaviamo dalla seconda formula dove poniamo l'altezza raggiunta a 8 metri. Quindi otteniamo un'equazione di secondo grado dove l'incognita è il tempo che ci mette la pallina ad arrivare a 8 metri. Giustamente troveremo due soluzioni perché la pallina arriva a 8 metri due volte. La prima volta quando urta veramente contro il soffitto, ma dal punto di vista matematico il soffitto è come se fosse trasparente e quindi la pallina raggiunge poi il punto di massima altezza e urta di nuovo, quindi torna di nuovo a 8 metri d'altezza una seconda volta. E questo sarà il secondo tempo che troveremo. Andiamo quindi a fare i calcoli. 8 metri è YA, Y0 è l'altezza di partenza 2 metri, V0Y l'abbiamo calcolata prima, componente verticale di velocità all'inizio, poi
Poi ti ha l'incognita, metà G è la metà di 9,8, quindi 4,9 metri al secondo quadrato, e di nuovo l'incognita al quadrato. Ordiniamo questa equazione di secondo grado portando tutto a sinistra: il meno 4,9 diventa positivo, il più 15,6 diventa negativo, e poi il 2 metri va a sinistra, si sottrae agli 8 metri, quindi 8 meno 2 è 6 metri. A questo punto applichiamo la formula ridotta, prendendo la metà di 15,6 metri al secondo, quindi 7,8 metri al secondo, più o meno il suo quadrato, 60,75. Non ho dimenticato l'unità di misura, ma ho messo metri al secondo fuori della radice. Poi devo fare meno il primo e l'ultimo coefficiente a per c, quindi 4,9 per 6, 29,4. Al denominatore il coefficiente a 4,9 metri al secondo quadrato. Il radicando, la parte sotto radice è 31,35, la sua radice è circa 5,6. Perciò otteniamo effettivamente due tempi, una volta con il più, una volta con il meno, e questi due tempi sono 2,73 secondi, circa 0,45 secondi. Quale devo prendere dei due? Il tempo più piccolo, il tempo più grande. Naturalmente devo prendere il tempo più piccolo in questo caso. Perché? Perché a me interessa la prima volta che la pallina arriva a 8 metri e non la seconda, perché mi interessa quando sbatte contro il soffitto. Quindi devo prendere il primo tempo. Da notare inoltre che i due tempi che abbiamo ottenuto sono entrambi positivi. Il tempo 0 è all'inizio, quando parte il cronometro, quindi tutti e due questi tempi sono positivi, sia il primo che il secondo. A noi serve il tempo più piccolo, che abbiamo detto essere circa 0,45 secondi. Lo andiamo a sostituire quindi nella prima formula per trovare la posizione XA. Perciò moltiplichiamo V0X, che abbiamo trovato prima, 9 metri al secondo, per il tempo di volo, 0,449 secondi fa 4 metri. Perciò la pallina urta contro il soffitto dopo che ha percorso 4 metri in orizzontale. Come piccolo approfondimento non necessario, possiamo calcolarci anche la componente y della velocità nel momento dell'impatto. Infatti, questa è la situazione, questi sono gli 8 metri, il tetto della palestra, il soffitto. La pallina quindi descrive questa parabola, e al momento del primo impatto la pallina sta andando in salita. Al momento del secondo impatto, o quando la pallina torna giù, nel punto A sta andando in discesa. Questo si può vedere matematicamente, la salita e la discesa, calcolando la componente verticale di velocità all'impatto, quindi VAY, la componente Y della velocità. Questa è la velocità che è tangente alla traiettoria, come anche questa è la velocità di impatto al ritorno, che è tangente alla traiettoria. Le componenti verticali: questa va verso l'alto, l'altra va verso il basso. Quindi, quando noi andiamo a calcolare queste componenti VAY con l'ultima formula, andando a sostituire in quest'ultima formula una volta il tempo, o il primo dei due tempi, quindi 0,449 secondi, l'altra volta andando a sostituire il secondo dei due tempi, quindi 2,73 secondi. Ecco, facendo questi calcoli, con il primo dei due tempi otteniamo una velocità y in A positiva, 11,2 metri al secondo, sarebbe questa componente che va verso l'alto. Quando invece andiamo a sostituire l'altro tempo, 2,73 secondi, otteniamo lo stesso valore, ma rovesciato in basso, meno 11,2 metri al secondo. Il valore è identico, ma di segno opposto. Perché? Perché la velocità è sempre la stessa, sia in salita che in discesa, quando urta e quando ritorna, ma nel primo caso è una velocità in alto, nel secondo caso in basso, quindi la componente verticale cambia segno. Comunque, questo piccolo approfondimento non era necessario. Adesso passiamo alla seconda domanda, cioè dobbiamo far verificare le altre due situazioni. La cosa più ovvia per non far sbattere la pallina contro il soffitto è quello di alzare il tetto della palestra. Quindi si potrebbe calcolare la massima altezza raggiunta, che vedremo essere di 14,4 metri, più di 8 metri. E alzare la palestra, il tetto della palestra, per esempio, fino a 15 metri. In questo modo, la prima situazione non si verificherà.
Vediamo quindi come calcolare la posizione di massima altezza. Stavolta il punto lo chiamo B, quindi riscrivo le quattro formule, ma al posto della lettera A di prima scrivo la lettera B. Questa procedura è una procedura standard perché la massima altezza raggiunta nel punto più alto si calcola sempre con la stessa tecnica, quella di porre uguale a zero la componente verticale della velocità, quindi la VY nel punto più alto, nel punto B. Infatti nel punto B la velocità c'è, ma è tutta orizzontale, è la velocità X che non cambia mai. Durante tutto il moto parabolico. La velocità y però è 0 perché la velocità y era positiva in quanto la pallina saliva e poi diventa negativa dopo quando la pallina scende. In questo momento nel punto B la pallina non ha una velocità verticale, quindi VY nel punto B è 0. Con questa tecnica che è sempre identica si calcola il tempo che ci vuole per arrivare nel punto B. Questo tempo con la formula inversa risulta V0Y su G, e andiamo a sostituire i numeri, e risulta quindi questo tempo di 1 secondo e 59. Dopodiché si sostituisce 1 secondo e 59 nell'altra equazione che ci dà l'altezza raggiunta nel punto B, e quindi si vanno a sostituire i valori: Y0 2 metri, V0Y questo qui, il tempo B lo andiamo a sostituire qui e qui al quadrato e troviamo l'altezza, come detto prima, massima di 14,4. Qui ho sbagliato, non sono metri al secondo, sono metri. Come del resto si vede anche dalle unità di misura, secondi va via, secondi quadrato va via, risulta tutti metri e quindi 14,4 metri. Quindi adesso alzeremo il tetto della palestra a 15 metri, così che la pallina non sbatte più sul soffitto. Prima però un altro piccolo approfondimento. Era necessario svolgere la procedura solita per calcolare il tempo della massima altezza, cioè per trovare questi 1,59 secondi? Non era necessario, si poteva fare in un modo più furbo. Che è questo? Allora, ricordiamo che la pallina attraversava idealmente il soffitto nel punto A e poi ritornava nel punto A. Noi conosciamo questi due tempi, erano 2,73 secondi il secondo tempo e 0,45 secondi circa il primo tempo. Allora, la pallina quando è che raggiunge il punto di massima altezza? Esattamente in un tempo intermedio fra il tempo TA1 e il tempo TA2, cioè esattamente nel tempo che sta a metà fra questi due valori. Quindi basta fare la media aritmetica tra TA1 e TA2, cioè fra 0,449 secondi e 0 e 2,73 secondi per avere il tempo in cui la pallina arriva in B. Infatti, facendo la media aritmetica fra i due tempi di A, otteniamo proprio 1,59 secondi, lo stesso valore che avevamo ottenuto prima ponendo la componente Y di velocità 0 in B. Quindi questa era la scorciatoia per trovare il tempo in B, che poi andiamo a sostituire qui per trovare la massima altezza 14,4 metri. Dunque riprendiamo il nostro esercizio, alziamo la palestra a 15 metri. Allora a questo punto si possono verificare una delle altre due situazioni. Per esempio, la pallina potrebbe a raggiungere appunto i 14,4 metri, poi scendere e urtare la parete di destra. Oppure potrebbe raggiungere i 14,4 metri, ma poi scendere e urtare il soffitto. Come per esempio accade con la linea, con la parabola blu o anche con quella verde, urta il soffitto nel punto D. Come facciamo a capire se si verifica la situazione rossa oppure la situazione blu, che poi è uguale a quella verde? Si fa in questo modo, si va alla ricerca di questo punto C, che potrebbe essere sia sopra il valore 0, potrebbe essere anche sotto. Se la Y di C è sopra 0, quindi è un valore positivo, come succederà, allora vuol dire che la pallina urta la parete. Se invece la Y di C sarà un valore negativo, come succede in quest'altro caso, allora vuol dire che la pallina ha oltrepassato il pavimento, non ha urtato la parete, ma è rimbalzata per te, cioè è arrivata a terra. E la matematica naturalmente non vede né la parete né il pavimento, quindi secondo le equazioni matematiche la pallina attraversa il pavimento e arriva
nel punto C ha un valore negativo di y. E che cosa dobbiamo porre? Dobbiamo porre la x di c uguale a 20 metri, cioè ci dobbiamo chiedere a quale altezza si trova la pallina dopo aver percorso 20 metri in orizzontale. Se dopo aver percorso 20 metri in orizzontale la sua altezza è positiva, urta la parete. Se invece dopo aver percorso 20 metri in orizzontale la sua altezza è negativa, ha urtato il pavimento. Quindi poniamo x e c uguale 20 metri, la x. Da qui ricaviamo il tempo che impiega la pallina a fare 20 metri con la formula inversa. Quanto tempo impiega? Dobbiamo fare 20 metri diviso v0x. Impiega 2 secondi e 2 periodico. Poi andiamo a sostituire questo tempo, il tempo che ci mette ad arrivare in c, nella formula dell'altezza, cioè della y, per trovare appunto la yc, se sta sopra 0 o sotto 0. In questo caso, andando a sostituire i valori numerici, mettendoci al tempo o al posto di tc questi 2,2 periodico secondi, troviamo una yc positiva. 12 metri e mezzo vuol dire che la pallina ha urtato la parete. Qual è allora adesso il modo più intelligente per far realizzare invece l'altra situazione, l'ultima, quella che la pallina urta il pavimento? Certamente noi potremmo modificare l'altezza iniziale, la velocità iniziale, però la cosa più semplice da fare è modificare la lunghezza della palestra. Anziché 20 metri, la palestra noi la facciamo più lunga in modo che questa pallina non arrivi alla parete, ma cada prima a terra. Per esempio, 36 metri di lunghezza anziché 20 metri. Perché la scelta del numero 36? Perché quando vado a calcolare il tempo che ci mette ad arrivare stavolta a fare non più 20, ma 36 metri, con lo stesso procedimento di prima, ottengo un calcolo semplice perché ho scelto un multiplo di 9 metri al secondo, cioè un multiplo di 9. 36 metri diviso 9 fa metri al secondo fa 4 secondi. Dopodiché procedo nello stesso identico modo di prima, quindi il procedimento è identico, soltanto che io ho allungato la palestra. Perciò il tempo per percorrere non più 20 metri ma 36 metri è 4 secondi, e dopo questi 4 secondi, andando a sostituire i 4 secondi nella formula della y, stesso procedimento di prima, ottengo meno 14 metri. Che cosa vuol dire? Che avendo allungato la palestra, la pallina, quando ha fatto 36 metri in orizzontale, si trova sottoterra, si trova a meno 14 metri. E quindi l'esercizio è finito. Come ultimo approfondimento, potevamo procedere anche in quest'altro modo. Potevamo lasciare la palestra inizialmente lunga 20 metri, e la pallina avevamo visto che urtava la parete a 12 metri e mezzo d'altezza. Ma noi ci chiediamo, la pallina, no, procedendo oltre la parete, in quale punto andrebbe a toccare terra? Quindi ci chiediamo dove si trova il punto D. Chiamo con D il punto in cui la pallina, dopo aver attraversato la parete, giunge a terra. Quindi il punto D ha la y uguale a 0. Quindi riscrivo le quattro formule, però applicate nel punto D che si trova qua. Poi mi bastano le prime due formule, quelle della velocità non mi servono. E impongo che la y del punto D, che sta qui, sia 0. A questo punto io trovo i tempi di volo, quindi quanto tempo ci vuole arrivare a terra, e naturalmente trovo due tempi perché è un'equazione di secondo grado, e questi due tempi io non ho svolto i calcoli, ma come me li aspetto? Mi aspetto un tempo sicuramente positivo, che è quello che cerco io. Ma ci sono due momenti in cui la pallina giunge a terra, perché c'è anche un momento precedente al lancio, quando io immagino che la pallina si trovi qui, si trovi a terra in un istante precedente all'istante 0, perché l'istante 0 quando parte il cronometro è questo. Immagino che in un istante precedente, molto piccolo, per esempio 2 decimi di secondo prima, potrebbe essere un risultato ragionevole. Immaginiamo che venga a 2 decimi di secondo prima, quindi meno 0,2 secondi, la pallina stava a terra. Poi starà di nuovo a terra, per esempio, dopo, non so, per esempio 3 secondi.
A questo punto io so che a terra, per esempio, dopo 3 secondi, vado a sostituire questi 3 secondi nella formula della x e quindi trovo quanta strada la pallina ha fatto in orizzontale. In pratica trovo la gittata. Immaginiamo, per esempio, di trovare che la gittata è 28 metri. Allora cosa significa? Che la pallina è partita dopo, avevamo detto, 3 secondi, immagino, arriva a terra e ha percorso 28 metri. Allora che vuol dire? Che io la palestra la devo fare lunga almeno 28 metri. Non è necessario arrivare, come dicevo prima, a 36 metri. Posso trovare la soglia di lunghezza, quindi mi bastano 28 metri nell'esempio che ho inventato. Perché se io la faccio esattamente lunga 28 metri, la pallina cade proprio allo spigolo dove il pavimento e la parete si toccano. E se io la faccio più lunga di 28 metri, la pallina cade sul pavimento perché la parete è più a destra.